Nella lezione di oggi iniziamo a discutere di idrostatica, cioè iniziamo a discutere di fluidi di Pietro. Ovviamente questo è il primo elemento da affrontare nel momento nel quale vogliamo costruire una meccanica dei fluidi, cioè la relazione, come abbiamo detto, fra le cause del movimento, cioè le forze, e il movimento stesso, il movimento. Prima di considerare i fluidi in movimento, cominciamo a considerare quindi i fluidi in quiete. Ovviamente, poiché vogliamo considerare quello che è l'effetto delle forze, risulta importante innanzitutto classificare quelle che sono le forze che possono agire sulla nostra massa fluida. E in particolare distingueremo le forze che possono agire sul nostro sistema fluido in forze di massa e forze di superficie. Qual è la differenza sostanziale? Diremo forze di massa tutte quelle forze che sono proporzionali alla massa del nostro sistema. C'è un esempio di forza di massa? Il peso, ovviamente. È diciamo, la prima forza di massa che ci viene in mente e fra l'altro in un riferimento inerziale in genere sarà l'unica forza di massa da considerare, no? Un riferimento inerziale, l'unica forza di massa da considerare sarà il peso. Ci sono altre situazioni nelle quali dovremo considerare altre forze di massa, per esempio la forza centrifuga, nel momento nel quale, solo per fare un esempio, potremmo considerare il liquido all'interno di un recipiente in rotazione, no? Come una centrifuga o sistemi di questo. Anche queste, anche la forza centrifuga, sarà classificabile come una forza di massa in generale. Chiamiamo forze di superficie invece tutte quelle forze che vengono trasmesse al nostro sistema fluido attraverso le sue superfici di contorno. Per esempio, una forza di superficie che agisce su un sistema fluido è la spinta che, per esempio, le pareti del recipiente che contengono il nostro fluido esercita sul fluido contenuto all'interno del recipiente. In generale, quindi, distingueremo tutte le forze che possono agire sul nostro sistema fluido in forze di massa e forze di superficie. Mi consentirete di indicare in generale con il simbolo G grande l'insieme delle forze di massa che agiscono sul nostro sistema fluido, di indicare col simbolo T greco grande tutte le forze di superficie che agiscono sul nostro sistema fluido. Ora, volendo cominciare a costruire una statica dei fluidi, ovviamente partiamo da quella che è l'equazione cardinale della statica che abbiamo già imparato a conoscere dei corsi fisiche elementari. Noi sappiamo che un sistema resta nel suo stato di quiete, a partire da un iniziale stato di quiete, se la somma delle forze che agisce su di esso è pari a zero. No, quindi in generale partiamo dal concetto che il nostro sistema fluido allo stesso modo resterà in equilibrio se la sommatoria delle forze che agiscono su di esso si fa equilibrio, se il risultante di tutte le forze che agiscono su di esso è pari a zero. Utilizzando la terminologia che abbiamo appena introdotto, scriveremo pertanto che il nostro sistema è in quiete se
sull'intero sistema, la somma delle forze di massa e delle forze di superficie è pari a zero. Questa scrittura va sotto il nome di equazione globale dell'idrostatica. La chiamiamo equazione globale dell'idrostatica. E vale per ogni sistema fluido. Nel momento nel quale noi stiamo considerando inquieto, nel momento nel quale noi stiamo considerando pertanto un sistema fluido inquieto, possiamo dire che dato un qualsiasi volume di controllo, cioè dato un qualsiasi volume che contiene una certa porzione di fluido, ovviamente questa equazione deve valere per ciascun volume di controllo. Quindi comunque prendiamo il nostro volume di controllo nel quale c'è una quantità di fluido inquiete, beh, possiamo affermare che in questo volume di controllo vale l'equazione globale dell'idrostatica, ovvero sia la somma delle forze di massa e delle forze di superficie che agiscono su questo volume di controllo si deve fare equilibrio. Bene, questo concetto ci tornerà utilissimo fra poco. Passiamo invece da un discorso globale sul nostro fluido a un discorso puntuale. Ora, noi sappiamo che in un fluido inquiete le singole particelle non subiscono spostamenti relativi, no? Poiché stanno tutte ferme, ovviamente non c'è spostamento relativo fra una particella e un'altra. Pertanto, le velocità all'interno della nostra massa fluida sono tutte uguali, e nel caso particolare pari a zero. Che cosa succede? Allora, succede che se considero una generica giacitura all'interno della mia massa fluida e considero la normale a questa generica giacitura, è ovvio che lungo questa generica giacitura vale dU in dN uguale a zero, qualunque sia la n che considero, cioè qualunque sia la giacitura. Perché? Perché qualunque sia la giacitura che considero, la velocità non cambia lungo la normale a questa giacitura, perché guarda caso è sempre zero, no? Allora, il gradiente di velocità lungo qualsiasi normale a qualsiasi giacitura è zero. Poiché abbiamo detto che per i fluidi newtoniani vale che gli sforzi tangenziali su una generica giacitura di normale n sono esprimibili, sono direttamente proporzionali ai gradienti di velocità attraverso la viscosità, risulta immediato quindi che in un fluido inquiete, in un fluido in condizioni, come si dice, idrostatiche, gli sforzi tangenziali sono nulli su qualsiasi giacitura. Quindi il primo elemento importante da tenere presente nel momento nel quale sto considerando il fluido inquieto è che nel momento nel quale io voglio considerare lo stato tensionale all'interno di questo fluido, bene, so che gli sforzi tangenziali, qualunque sia la giacitura che considero, sono sempre zero. E sono sempre zero perché sono sempre zero i gradienti di velocità lungo qualsiasi giacitura, proprio perché, lo ripeto ancora una volta, le velocità sono tutte uguali, non perché sono tutte a zero, perché sono tutte uguali. Poi, guarda caso, sono uguali a zero, ma sono uguali tra di loro. Quindi non ci sono gradienti, non ci sono gradienti di velocità, quindi gli sforzi tangenziali sono zero. Perché ribadisco questo concetto legato al fatto che è importante per tenere che le velocità sono uguali, non che sono zero? Perché ovviamente anche nel momento nel quale sto considerando l'equilibrio relativo di un sistema, per esempio un sistema fluido che si sta muovendo, ecco, tutto alla stessa velocità, no, ovviamente questa relazione vale allo stesso modo, cioè questa relazione vale comunque se non c'è gradiente di velocità in nessuna direzione. Quindi anche nel caso dell'equilibrio relativo di un fluido che per esempio sta dentro un contenitore e si muove
a velocità costante. Bene, vale ancora questa relazione e quindi gli sforzi tangenziali dovuti su qualsiasi giacitura sono tutti nulli. Questo risultato è particolarmente importante per un motivo, perché come sappiamo dalla meccanica del continuo in generale, e questo è un aspetto che affrontate anche nel parallelo con le scienze delle costruzioni, come immagino abbiate affrontato già in altri corsi, in generale lo stato tensionale in un punto del vostro sistema, vi ricordo sempre che per tensione su una certa superficie indichiamo il rapporto fra la forza che agisce diviso la superficie, no? Bene, lo stato tensionale in un punto viene rappresentato a mezzo di quello che si chiama il tensore degli sforzi. Il tensore degli sforzi si costruisce in questa maniera: dato un sistema cartesiano ortogonale qualsiasi, chiamo con x, y, z, tensore degli sforzi è una matrice 3x3 che si dimostra tra l'altro essere simmetrica, nella quale gli elementi della diagonale si chiamano sforzi normali e gli altri elementi sono gli sforzi tangenziali. Per inciso, come ho detto un attimo fa, si dimostra che gli sforzi tangenziali sono simmetrici. Pertanto in generale lo stato tensionale in un punto di un mezzo continuo è caratterizzato mediante 6 numeri: i 3 sforzi normali e i 3 sforzi tangenziali. Ci siamo? No? I 3 sforzi normali e i 3 sforzi tangenziali, tau xy, tau xz, tau yz. Poiché in condizioni idrostatiche gli sforzi tangenziali sono nulli su qualsiasi giacitura, questo comporta immediatamente che il tensore degli sforzi in un fluido in quiete si riduce a una matrice diagonale. Quindi innanzitutto, per caratterizzare lo stato tensionale all'interno di un fluido in quiete non ho necessità di 6 numeri, i 3 sforzi normali e i 3 sforzi tangenziali, ma almeno in prima battuta me ne bastano 3, no? Mi bastano solo gli sforzi normali, perché gli sforzi tangenziali già lo so che sono 0. Ma vi dirò di più: possiamo cercare di dire qualcosina in più rispetto a quelli che sono gli sforzi normali e al legame che deve esistere tra gli sforzi normali. Per farlo consideriamo un sistema di riferimento cartesiano ortogonale. Adesso andiamo un attimo a rappresentare la lavagna. Consideriamo un asse z verticale, un asse x orizzontale e un altro asse y che sarà ortogonale al piano della lavagna, che non vado a rappresentare in questo disegno. Assumiamo, giusto per semplificarci la vita, di star ragionando con un fluido nel campo gravitazionale, quindi un fluido nel quale l'unica forza di massa che agisce è la forza peso. Un fluido siffatto lo chiamerei un fluido pesante, quindi quando utilizzerò il termine fluido pesante mi starò riferendo a un fluido nel campo gravitazionale, quindi un fluido per cui l'unica forza di massa è la forza peso. Fatto questo, consideriamo un elementino di fluido fatto così. Ci siamo. Consideriamo un volumetto di controllo che
che è un volumetto uniforme, no? Ha una sezione triangolare nel piano XZ e per esempio è profondo una unità, un metro, per esempio la direzione ortogonale alla lavagna, questo è giusto per fissare le idee. Andiamo ad applicare a questo volumetto l'equazione globale dell'idrostatica. Poiché siamo in condizioni di quiete, io so che la somma delle forze di massa e delle forze di superficie che agiscono su questo volumetto si deve fare equilibrio. In particolare, indichiamo con delta x, questa dimensione del mio volumetto, indichiamo con delta z quest'altra direzione, sia alfa l'angolo formato fra delta x e delta z. Ci siamo? È chiaro che il legame fra delta x e delta z è che delta z è uguale a delta x moltiplicato la tangente dell'angolo alfa, no? È ovvio. Ci siamo? Ancora indichiamo con L la dimensione di questo lato e è ovvio ancora che L è uguale per esempio a delta z moltiplicato il seno dell'angolo alfa, ovvero a delta x, scusatemi, L è uguale a delta z diviso il seno dell'angolo alfa, ovvero a delta x diviso il coseno dell'angolo alfa, no? Le nostre relazioni trigonometriche. A questo punto andiamo a scrivere l'equazione globale dell'idrostatica con riferimento a questo volumetto. In particolare, le forze di superficie che agiranno sul contorno di questo volumetto saranno quelle che si esercitano secondo le direzioni che ho indicato e che saranno pari a, indichiamo con 1, 2 e 3 le tre facce del mio volumetto, quindi saranno pari a sigma 1 moltiplicato l'area sulla quale sigma 1 si esercita, cioè L, sigma 2 moltiplicato l'area sulla quale sigma 2 si esercita, cioè delta x per 1, delta l per 1, sigma 3 moltiplicato l'area sulla quale sigma 3 si esplica, cioè delta z per 1, ok? Perché le aree sulle quali si esplicano queste forze sono L per 1, delta x per 1, delta z per 1 di profondità. No, ovviamente ritengo che queste dimensioni siano abbastanza piccole da poter considerare costanti le tensioni su ciascuna di queste facce, no? Per cui queste sono le forze di superficie che si vanno ad esplicare sul mio volumetto. Ci sarà poi la forza di massa, che sarà pari al peso del liquido contenuto nel mio volumetto. Il peso del liquido contenuto nel mio volumetto è pari a rho per g, il peso specifico, moltiplicato il volume. Il volume sarà ovviamente un mezzo delta x delta z per 1. Ci siamo? Quindi peso specifico moltiplicato il volume. Questo sarà la forza di massa che agisce sul mio volumetto, cioè il peso. A questo punto possiamo andare ad applicare l'equazione globale dell'idrostatica a questo volume, e l'equazione globale dell'idrostatica che abbiamo scritto come G
Y uguale a 0, ovviamente possiamo andarlo a proiettare secondo gli assi perché, questo ovviamente è una relazione di carattere vettoriale, posso proiettare questa relazione di carattere vettoriale secondo gli assi x e z ottenendo due relazioni scalari. Quindi cominciamo sull'asse x, scrivo g con x più pi greco x è uguale a 0. Adesso la forza di massa lungo x è ovviamente pari a 0 in quanto il peso si esplica solo lungo l'asse z, per come ho assunto il mio riferimento, no? Ho deciso che il mio asse z è verticale verso l'alto, quindi lungo x non ci sono forze di massa, ci sono solo forze di superficie. Le forze di superficie sono la forza di superficie lungo 1, la forza di superficie lungo 2, la forza di superficie lungo 3, tutte in direzione x. Ovviamente per come, sempre per come ho assunto il mio riferimento e per come ho assunto il volumetto, lungo x non c'è forza di superficie sulla faccia 2, perché sulla faccia 2 la forza di superficie è solo in direzione z, quindi questa la tolgo di mezzo. Esprimiamo le differenti forze di superficie. Allora, la forza di superficie, devo scrivere la forza di superficie in direzione 1, sulla faccia 1 in direzione x. Allora, la forza di superficie a modulo sigma 1 per L, ovviamente devo proiettare questo modulo nella direzione x, pertanto ottengo meno sigma 1 per L proiettato nella direzione x. Per proiettarlo nella direzione x ovviamente devo moltiplicarlo per il seno dell'angolo di inclinazione, ovviamente sì. Perché questa è la mia forza sigma 1, ovviamente io devo proiettarla secondo questa, devo proiettarla secondo questa direzione, ovviamente quest'angolo è pari ad alfa e quindi ho meno sigma 1 per il seno di alfa. Ora ovviamente vado a scrivere la sigma 3, ciò più sigma 3 moltiplicato delta z, ovviamente noto che L moltiplicato seno di alfa quando fa? Delta z. Quindi il tutto deve essere uguale a 0, quindi mi trovo meno sigma 1 per delta z più sigma 3 per delta z è uguale a 0. Ci siamo? Adesso facciamo tutti i passaggi. Ovviamente posso semplificare il delta z in questa relazione, ricavo sigma 1 uguale a sigma 3 e pertanto ho scoperto che la tensione normale che agisce sulla superficie 1 è uguale alla tensione normale che agisce sulla superficie 3. Ci siamo? Bene, se abbiamo capito questo, andiamo a scrivere la stessa cosa in direzione z. Quindi prendiamo la nostra equazione vettoriale, la andiamo a proiettare in direzione z. Che cosa otteniamo? Abbiamo il termine g con z. Il termine g con z è pari al peso del liquido contenuto nel mio volume di controllo, che in modulo è pari a rho per g per un mezzo delta x delta z. Ovviamente la sua componente lungo z è meno un mezzo rho g
delta x, delta z. Ovviamente poi avrò le forze di superficie che agiscono in direzione z, e ovviamente, qua per farla breve, ovviamente avrò solo quelle che la componente lungo z che agisce sulla superficie 1 più quella che agisce sulla superficie 2, per cui qui avrò meno sigma 1 per L per lo seno di alfa, e qui invece sulla 2 avrò più sigma 2 per L, sigma 2 per delta x, il tutto uguale a 0. Adesso L per il coseno di alfa è pari a delta x allo stesso modo, e quindi scrivo meno un mezzo rho per g per delta x delta z meno sigma 1 per delta x più sigma 2 per delta x è uguale a 0. Possiamo semplificare il termine delta x in tutti e tre gli addendi. Ricaviamo meno un mezzo rho g per delta z meno sigma 1 più sigma 2 è uguale a 0. Adesso facciamo tendere a 0 le dimensioni delta z e delta x del mio volumetto, no? Facciamo contrarre il nostro volumetto rispetto al suo punto baricentrico, no? Per delta z che va a 0, questo termine va a 0, quindi considerando il volumetto infinitesimo, per delta z che va a 0, questo termine va a 0, mentre questi due ovviamente restano costanti. Perché? Perché questi sono termini di tensione che ovviamente non dipendono dal discorso, mentre questo è un termine che dipende dal volume, dal mio volumetto di controllo, che quindi posso mandare a 0. Per delta z che va a 0 si ricava sigma 1 uguale a sigma 2. Mettendo insieme queste due relazioni ricavo pertanto che sigma 1 è uguale a sigma 2 è uguale a sigma 3. Quindi sulle tre facce di questo elementino cuneiforme, gli sforzi normali sono tutti uguali. Ma ovviamente io non ho fatto alcuna ipotesi iniziale su quello che era l'angolo alfa, cioè sul valore relativo di delta x e delta z, e pertanto qualunque sia l'inclinazione di questa faccia rispetto alle altre due, io ho sempre lo stesso risultato. Pertanto posso affermare che qualunque sia l'inclinazione della giacitura che vado a considerare in un punto, bene, in quel punto la tensione normale è sempre costante. Quindi come prendo la mia giacitura, io trovo sempre lo stesso valore di tensione normale. Pertanto in un fluido inquiete non vale solo che gli sforzi tangenziali sono tutti nulli, ma vale anche che in un punto gli sforzi normali sono tutti uguali, qualunque sia la mia giacitura. Pressione, e le indicheremo con il simbolo P, pertanto quest'unico valore dello sforzo normale nel punto. Pertanto a caratterizzare lo stato tensionale in un punto di un fluido inquiete occorre e basta un'unica grandezza scalare, quella che chiamiamo pressione. Ok? La pressione è il valore dello sforzo normale in un punto, e dico lo sforzo normale in un punto senza spiegare su quale giacitura questo si esplica, perché su qualunque giacitura io consideri, io ottengo sempre e comunque un unico valore di questa pressione. Ci siamo? Quindi lo stato tensionale in un fluido inquiete viene caratterizzato mediante l'unico valore della pressione. Ovviamente la pressione è uno sforzo, quindi, come tutti gli altri, quindi si misurerà comunque in Pascal, ovvero in Newton a metro quadro. Ok?
e per caratterizzare lo stato tensionale in un fluido intuiente dovremmo semplicemente caratterizzare la pressione. Quindi in un fluido intuiente, il nostro obiettivo sarà quello di caratterizzare come varia la pressione fra i vari punti dello spazio. Quindi il nostro obiettivo primo, sarà quello di capire come varia la pressione all'interno della nostra massa fluida al variare del punto dello spazio, che per esempio qui ho rappresentato a mezzo di un riferimento cartesiano ortogonale x, y, z. Il riferimento potrebbe essere generico, perché abbiamo visto che non ha a che fare con qualunque sia il volumetto che considero, il risultato è sempre lo stesso. Ci siamo? Quindi il mio obiettivo adesso è quello di caratterizzare, come variano le pressioni al variare, al cambiare del mio punto all'interno di una massa fluida. Bene, per raggiungere questo obiettivo, inizieremo con delle ipotesi semplificative, no? Cominceremo a limitarci a una situazione un po' più particolare e poi via via cercheremo di rilassare alcune delle ipotesi semplificative. Innanzitutto quindi faremo riferimento a un fluido incomprimibile, quindi faremo riferimento a un fluido nel quale la densità resta costante, un fluido per il quale l'equazione di stato è la più semplice immaginabile. Rho è uguale a costante, rho in funzione di pressione, rho in funzione della pressione è uguale a costante. Come abbiamo detto nella lezione precedente, per ora sto prescindendo dalle variazioni di temperatura, quindi sto considerando il mio fluido sempre con un isotermo, quindi non ci sono variazioni di temperatura. La densità potrebbe variare con la pressione, modello di fluido incomprimibile, densità uguale a costante, indipendentemente dalle variazioni di pressione. Come abbiamo visto nell'applicazione numerica che ho fatto alla fine della lezione precedente, per molti liquidi, come per esempio l'acqua, questa approssimazione, diciamo, entro certi range delle variazioni di pressione è molto molto buona, no? Perché abbiamo a che fare con valori del modulo di continuità e coefficienti di continuabilità che sono estremamente elevati. Per esempio per l'acqua, come ho detto l'altra volta, abbiamo 2.01 per 10 alla nona pascal, 2 newton al metro quadro, quindi diciamo che è un valore estremamente elevato rispetto a quella che per esempio, il valore della pressione atmosferica dell'ordine di 10 alla quinta pascal, no? Bene, facciamo quindi l'ipotesi di fluido incomprimibile e facciamo anche un'altra ipotesi semplificativa. Come abbiamo detto, come abbiamo fatto per questa dimostrazione, immaginiamo che il mio fluido sia un fluido pesante, cioè soggetto come forza di massa alla sola forza a peso. Per inciso, il risultato che ho qui ricavato, anche se l'ho ricavato sotto l'ipotesi che l'unica forza di massa agente sia la forza a peso, in realtà è di carattere generale, perché nel momento nel quale non ci fosse come unica forza di massa la forza a peso, ma avessimo altre forze di massa, io mi troverei sempre dei termini come questo, no? Che sono dei termini nei quali io ho qualcosa proporzionale alla massa del sistema, ovvero sia il suo volume in qualche modo, no? Quando però nell'applicazione vado a far tendere a zero il volumetto, questi termini comunque si cancellerebbero dal discorso. Quindi questo risultato in generale non vale solo nel caso di fluido pesante. Mentre quello che faremo adesso varrà in prima battuta esclusivamente per i fluidi pesanti. Quindi facciamo l'ipotesi di fluido incomprimibile e soggetto al solo campo gravitazionale, ovvero sì, secondo la definizione che ho dato prima, fluido pesante.
Consideriamo sempre un riferimento cartesiano ortogonale con l'asse z verticale verso l'alto, un asse x orizzontale e un altro asse y sempre orizzontale che è ortogonale al piano della lavagna, che quindi non vado a disegnare. In particolare, come ho fatto prima, consideriamo l'asse z verticale verso l'alto. Pertanto, attesa l'ipotesi fluido pesante, la forza specifica di massa, cioè la forza di massa per unità di massa, è questo vettore g che ha componenti 0, 0, meno l'accelerazione di gravità, secondo l'asse z. Okay? Salvo avviso contrario, da ora in poi utilizzerò sempre i riferimenti cartesiani ortogonali con l'asse z verticale verso l'alto. Per inciso, facciamo attenzione, perché poi, per come scriverò il risultato che otterrò, il risultato ovviamente vale solamente se il riferimento lo prendo in questa maniera, altrimenti dovrei scrivere diversamente. Finalmente, il mio obiettivo è quello di stabilire come varia la pressione nei vari punti del mio fluido incomprimibile soggetto al campo gravitazionale. Consideriamo allora sempre un volumetto di controllo, che adesso, per semplicità, mi permetterete di prendere parallele libero. Quindi sarà un volumetto che avrà lati delta x, delta z e 1, no? Sempre una unità di lunghezza, un metro, nella direzione ortogonale alla lavagna, ok? Indichiamo le facce con del parallelepipedo con 1, 2, 3 e 4 e andiamo a scrivere quelle che sono le grandezze che caratterizzano le forze di massa e le forze di superficie. In particolare, giusto per sì, va bene. Allora, su questa superficie avrò una forza di superficie pari a P con 1 moltiplicato delta x moltiplicato 1. Su questa faccia avrò P con 2 moltiplicato delta z moltiplicato 1. Su questa faccia avrò P con 3 moltiplicato delta x moltiplicato 1. Su questa faccia avrò P con 4 moltiplicato delta z moltiplicato 1. E queste sono le mie forze di superficie. Poi avrò la mia forza di massa. La mia forza di massa è pari al peso del liquido contenuto dentro il mio volumetto. Questo peso è pari ovviamente a rho per g, il peso specifico, moltiplicato il volume, delta x, delta z per 1. Ok? Quindi questa è la mia forza di massa. Andiamo ad applicare allo stesso modo di prima l'equazione globale dell'idrostatica. Andiamo ad applicare l'equazione globale dell'idrostatica a questo volumetto. L'equazione globale dell'idrostatica l'applicherò, la proietterò sia in direzione x sia in direzione z. Cominciamo a proiettarla in direzione x. Ok? Allora, in direzione x io scrivo P4 per delta z meno P2 per delta z è uguale a 0. Poiché delta z è arbitrario, io scrivo P2 è uguale a P4. Ci siamo? Allora, che cosa concludo? Concludo che in direzione x io non ho variazione nella pressione. Ci siamo? Se mi permettete, ovviamente il risultato vale banalmente anche nell'altra direzione cartesiana orizzontale, perché ovviamente, poiché
io non ho assunto quest'asse orizzontale secondo una direzione particolare, è chiaro che se muto il mio riferimento nulla cambia. Pertanto questo risultato mi permette di concludere che la pressione varia al più con z, no? Perché con x e con y non varia. Il primo risultato che ho ottenuto è che nel campo gravitazionale la pressione non varia sui piani orizzontali. I piani orizzontali sono dei piani, come si dice, isobari, cioè a pressione costante. Ci siamo? Il risultato fondamentale: in un sistema, in un sistema inquiete sottoposto al solo campo gravitazionale, posso concludere che i piani orizzontali sono piani a pressione costante. La pressione varia solo con la quota, ma sui piani orizzontali la pressione resta costante. Guardate, questo risultato ha alcune implicazioni fondamentali. Una di queste è che la superficie libera di un fluido inquieto nel campo gravitazionale è orizzontale. Perché? Consideriamo un recipiente ripieno d'acqua, no? Per esempio. Allora, al di sopra dell'acqua contenuta nel mio recipiente c'è aria alla pressione atmosferica. Pertanto, in tutti i punti di questa superficie libera, al di sopra di tutti i punti di questa superficie libera c'è la pressione atmosferica. Poiché il sistema è in equilibrio, ovviamente se io considero un pezzettino infinitesimo della superficie libera, la pressione che sta immediatamente al di sopra e quella che sta immediatamente al di sotto di questa superficie libera deve essere uguale a meno della tensione superficiale della quale abbiamo parlato la volta scorsa e che abbiamo detto in genere è ritenuta trascurabile. Pertanto, su tutti i punti di questa superficie libera c'è lo stesso valore di pressione, che è uguale alla pressione atmosferica. Bene, ma poiché questo quindi è un piano isobaro, questo piano è orizzontale. Pertanto, tutte le superfici libere nel campo gravitazionale sono orizzontali. Anzi, vi dirò di più: se io voglio costruire un piano orizzontale, mi basta prendere una superficie libera. Questo è banalmente il modo più semplice di costruire un livello, no? Di costruirci un livello orizzontale. Per costruirci un livello orizzontale, la cosa più semplice che possiamo fare è quella di posizionare un liquido inquiete all'interno di un serbatoio, quello che sia, no? In questa maniera siamo in grado di produrre un piano orizzontale perfetto. La direzione dell'accelerazione di gravità è ortogonale a questa superficie. C'è garantito che la direzione della gravità è ortogonale a questa superficie. Per inciso, questo risultato vale più in generale, e vedremo a breve come estenderlo. In generale, le superfici libere, anzi, in generale i piani isobari, e quindi anche le superfici libere, sono ortogonali alla direzione della forza specifica di massa. Ok? Quindi nel momento nel quale non avremo più come forza di massa solamente il campo gravitazionale, ma avremo altre forze di massa, per esempio la forza centrifuga, no? In una centrifuga verrà fuori che dentro la centrifuga la superficie libera non sarà più un piano orizzontale, ma sarà un paraboloide, e sarà un paraboloide perché questo paraboloide, vedi, è ortogonale punto al campo di accelerazioni. Il campo di accelerazioni a questo punto sarà composto dall'insieme dell'accelerazione di gravità e dell'accelerazione centrifuga, ma questo lo vediamo fra poco. Bene,
torniamo al nostro campo gravitazionale, nel quale abbiamo stabilito che la pressione varia al più con z, no? Con la direzione orizzontale non può variare. Quindi a questo punto questa pressione, se varia, ancora non l'abbiamo capito se varia o resta costante, ma se varia, può variare solo con z. Per capire come varia con z, dobbiamo andare a scrivere l'equilibrio nella direzione z. E scriviamo questo equilibrio nella direzione z. Scriviamo meno pi con 1 per delta x più pi con 3 per delta x meno rho per g per delta x delta z uguale a 0. Allora, primo risultato importante, ovviamente in questa espressione è possibile semplificare il delta x, quindi il risultato che otteniamo è indipendente dal delta x. Fate attenzione che questi banali passaggi matematici ovviamente hanno un significato fisico. Il significato fisico è coerente con quello che abbiamo trovato prima: poiché la pressione non varia nella direzione x, è ovvio che il risultato non deve dipendere dal delta x, quindi dalla variazione di x che ho considerato, no? Ho quindi meno pi con 1 più pi con 3 meno rho per g delta z uguale a 0. Allora, dividiamo tutto per delta z, dividiamo tutto per delta z e facciamo tendere delta z a 0. Ok? Quindi dividiamo tutto per delta z. Ottengo P3 meno P1 diviso delta z. Anzi no. P1 meno P3 delta z è uguale a meno rho per g, no? Quello che abbiamo chiamato nello specifico gamma. Facendo tendere delta z a 0, scrivo dp in dz è uguale a meno gamma, perché ho scritto più 1 meno p3, perché l'ho scritto per z crescenti, no? In questa maniera è così che ho potuto scrivere dp in dz, no? Ci siamo? Ottengo dp in dz uguale a meno gamma rho per g, no? Il più specifico. Ora, poiché io ho a che fare con un fluido incomprimibile, in generale questa relazione non vale solo per delta z finiti, no? Ma vale anche per delta z, non vale solo per delta z infiniti, ma vale anche per delta z finiti, perché quel gamma resta tutto sommato costante. Proviamo a descrivere quella relazione che ho scritto là in quest'altra maniera. Quindi scriviamo meno P1. A questo punto, invece di dividere quella per delta z, dividiamo per rho per g, dividiamo per gamma. Meno p1 su gamma più p3 su gamma meno delta z. Allora, il mio delta z si scrive ovviamente come la quota z con 1 meno la quota z con 3. Ci siamo? Questa quantità ovviamente si scrive meno z con 1 meno z con 3. Mi seguite? Perché ovviamente è la quota z con 1 meno la quota z con 3, quello è il mio valore delta z. Riordinando i termini,
ottengo zeta con 1 più P1 su gamma uguale a zeta 3 più P3 su gamma. Ok? Ovviamente qualunque siano i punti 1 e 3, qualunque siano le quote z1 e z3 che sto considerando, posso pertanto concludere che in un fluido incomprimibile e soggetto al solo campo gravitazionale la quantità z più p su gamma si mantiene costante. La quantità z più p su gamma prende il nome di quota piezometrica. Ed è la somma di due termini. Il termine z, che è la quota geodetica, no? La quota reale. E il termine P su gamma, che va sotto il nome di altezza piezometrica, che letteralmente vuol dire altezza che misura la pressione, no? È la pressione espressa in metri di colonna di liquido, poi lo capiremo meglio fra un attimo, no? La somma di queste due quantità va sotto il nome di quota piezometrica. Il risultato che abbiamo ottenuto è che all'interno di un fluido inquiete, che sia incomprimibile e soggetto al solo campo gravitazionale, la quota piezometrica si mantiene costante in tutti i punti. Questa relazione va sotto il nome di legge di Steven, o Stevino, secondo un'altra dicitura, secondo la dicitura italianizzata. La legge di Steveno regola le variazioni di pressione all'interno di un fluido inquiete che sia pesante e incomprimibile. In un fluido inquiete pesante e incomprimibile si mantiene costante la quantità quota piezometrica. Attraverso la legge di Steveno possiamo determinare il valore di pressione in qualsiasi punto, nota la pressione in un punto, perché ovviamente se pensiamo a questa relazione, se io conoscessi il valore della pressione per esempio nel punto P, nel punto 1, quindi conoscessi il valore di pressione P1, date le quote z1 e z3, attraverso questa relazione posso calcolare la pressione alla quota 3. Qui la legge di Steveno mi consente di calcolare le pressioni a qualsiasi quota, nota la pressione a una quota. In generale, un sistema inquiete, noi conosciamo sempre, abbiamo sempre un punto nel quale c'è una pressione nota. Questo accade sempre se abbiamo una superficie libera, perché se abbiamo una superficie libera, su questa superficie libera noi siamo sicuri che esiste la pressione atmosferica, no? Per quello che abbiamo detto prima. Quindi, dato un recipiente, un serbatoio, quello che sia, che possiede una superficie libera, conosciamo la quota sulla superficie libera, attraverso la legge di Steveno, possiamo valutare la pressione in tutti gli altri punti del nostro sistema. Se il fluido non è incomprimibile, se non possiamo prescindere dalla comprimibilità del fluido, la legge di Steveno, scritta in questa maniera, non vale. Dobbiamo considerare la sua scrittura, ma vale solo la sua scrittura differenziale. Anzi, la sua scrittura differenziale ci può convenire. Ecco, scriverlo esplicitamente, quello specifico come G per Rho. A questo punto, per utilizzare praticamente questa espressione, al posto della Rho dovremo scrivere la sua equazione di stato, cioè dovremo scrivere la dipendenza della Rho da pressione e temperatura, no? A quel punto, diciamo, otterremo un'equazione differenziale alle derivate totali che ci consentirà
di determinare l'andamento delle pressioni anche all'interno di un fluido comprimibile. Quindi, all'interno di un fluido incomprimibile sottoposto alla sola forza gravitazionale, le pressioni variano solo lungo la z attraverso leggi Steino. All'interno di un fluido in generale comprimibile, le pressioni variano sempre con la z, anzi aumentano ovviamente andando verso il basso, questo è intuitivo, no? Ma la loro variazione è legata all'equazione di stato, cioè per poter calcolare la variazione della pressione lungo la z occorre ricorrere all'equazione di stato del gas. C'è da dire che per quanto concerne le applicazioni riguardanti ad esempio serbatoi che contengono fluidi, ovviamente la legge Steino si applica a tutti i liquidi, ma in generale, anche se abbiamo a che fare con dei gas, quindi significativamente comprimibili, per esempio metano, gasometro, quello che sia, fin tanto che le variazioni di quota non sono molto significative, in realtà questa relazione ci dice un'altra cosa. Ci dice che poiché le variazioni di pressione sono legate alla densità, se la densità del nostro fluido è molto modesta, vuol dire che le variazioni di pressione con la z sono lente, no? Sono deboli. Allora, in generale, anche per i gas comprimibili, se abbiamo a che fare con modeste variazioni di quota, allora di norma possiamo ipotizzare la pressione costante in tutto il nostro serbatoio, no? Se abbiamo un gasometro che contiene metano, e magari questo gasometro è alto 5 metri, 6 metri, quello che sia, ovviamente facendo i conti vi rendete conto che le variazioni di pressione sono estremamente modeste con la quota in questi 5-6 metri, pertanto l'approssimazione che si ritiene in genere plausibile è quella di tenere la pressione costante in tutti i serbatoi, indipendentemente dalle variazioni di quota. Questo è anche quello che si fa normalmente con l'aria nel momento nel quale, diciamo, stiamo lavorando, perché le variazioni di pressione dell'aria su variazioni di quota di metri, ma anche di decine di metri, sono di norma estremamente piccole, pertanto, diciamo, su queste variazioni di quota di norma si assume che la pressione resti sostanzialmente costante. Va bene, facciamo 5 minuti.